Sentenza storica da parte della Corte dei Conti. Per la prima volta è stata riconosciuta una pensione di guerra ad una vittima delle marocchinate in provincia di Frosinone. Si è svolto un importante incontro organizzato dalla diocesi di Frosinone, Veroli e Ferentino nei giorni scorsi per parlare del giorno della memoria, la presenza del rabbino di Segni insieme al vescovo Ambrogio Spreafico. Nasce a Frosinone il primo istituto meccatronico del Lazio, il progetto fortemente voluto da un'industria nasce per costruire un percorso di specializzazione tecnico post-diploma. La nostra provincia sempre più nella morsa dello smog, sono sempre di più i sforamenti di polveri sottili, proprio per questo scatta l'emergenza che ormai è alle porte. È stato presentato all'ex mattatoio di Frosinone il carnevale storico del nostro capoluogo, una festa molto sentita che culmina con la famosissima radica. Alla BIT di Milano, l'UNCEM Lazio, insieme al suo presidente Achille Bellucci, hanno presentato il progetto per le ciclovie per un rilancio del turismo anche nella provincia di Frosinone. Per lo sport parliamo del match Frosinone-Roma in programma per sabato prossimo alle 20:30 allo stadio Benito Stirpe. In soli 8 minuti c'è stato un sold out di biglietti. Termina qui anche l'appuntamento di oggi con il Light TG. Grazie per essere stati con noi. Per tutti gli aggiornamenti seguici sulla nostra app.